Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo delle carte prepagate offerte da Intesa San Paolo, una delle principali banche in Italia. Vi spiegherò cosa sono queste carte, come funzionano, i loro vantaggi e svantaggi, e come scegliere quella più adatta alle vostre esigenze. Cosa sono le carte prepagate Intesa San Paolo? Le carte prepagate di Intesa San Paolo sono strumenti di pagamento che vi permettono di effettuare acquisti online e in negozio, prelevare contanti e gestire le vostre finanze in modo sicuro e controllato. A differenza delle carte di credito, non sono collegate a un conto corrente e devono essere ricaricate con un importo predefinito. Questa caratteristica le rende particolarmente adatte per chi desidera avere un controllo maggiore sulle proprie spese, evitando il rischio di indebitamento. Tipologie di carte prepagate Intesa San Paolo. Intesa San Paolo offre diverse tipologie di carte prepagate, ognuna con caratteristiche specifiche per soddisfare esigenze diverse. Tra le più popolari troviamo la carta Flash, una soluzione versatile che può essere utilizzata sia dai giovani che dagli adulti. La carta Flash Up Studio è pensata per gli studenti, offrendo vantaggi come sconti e promozioni dedicate. Inoltre, c'è la carta Super Flash, che offre funzionalità avanzate come la possibilità di ricevere bonifici e domiciliare utenze. Vantaggi delle carte prepagate Intesa San Paolo. Le carte prepagate di Intesa San Paolo offrono numerosi vantaggi. Innanzitutto, permettono di tenere sotto controllo le spese, poiché è possibile utilizzare solo l'importo caricato sulla carta. Sono facili da ricaricare tramite internet banking, app mobile, sportelli automatici o filiali. Inoltre, offrono una maggiore sicurezza nelle transazioni online, riducendo il rischio di frodi. Alcune carte prepagate Intesa San Paolo offrono anche vantaggi aggiuntivi, come programmi di cashback e sconti su determinati acquisti. Svantaggi delle carte prepagate Intesa San Paolo. Nonostante i numerosi vantaggi, le carte prepagate Intesa San Paolo presentano anche alcuni svantaggi. Ad esempio, possono essere soggette a commissioni per ricariche e prelievi. Inoltre, non tutte le carte prepagate offrono la possibilità di domiciliare utenze o ricevere bonifici. È importante leggere attentamente i termini e le condizioni per essere consapevoli di tutti i costi associati. Infine, le carte prepagate non contribuiscono alla costruzione di una storia creditizia, a differenza delle carte di credito tradizionali. Come richiedere una carta prepagata Intesa San Paolo? Richiedere una carta prepagata Intesa San Paolo è semplice e veloce. Potete farlo direttamente online tramite il sito web della banca o recandovi in una delle filiali. Avrete bisogno di un documento di identità valido e del codice fiscale. Una volta richiesta, la carta vi verrà consegnata in pochi giorni e potrete iniziare a utilizzarla subito dopo averla attivata e ricaricata. È possibile ricaricare la carta attraverso diverse modalità, tra cui bonifico bancario, ricarica in contanti presso le filiali o tramite l'app mobile. Conclusione. In conclusione, le carte prepagate di Intesa San Paolo sono una soluzione flessibile e sicura per gestire le vostre finanze quotidiane. Offrono numerosi vantaggi, come il controllo delle spese e la sicurezza nelle transazioni, ma è importante essere consapevoli anche dei potenziali costi e limitazioni. Spero che questo video vi abbia aiutato a capire meglio le carte prepagate Intesa San Paolo. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Grazie per aver guardato e alla prossima!